Buongiorno a tutti. Allora, mi vedete, io sono già in uscita, infatti c'è già giubbotto, ho già tutto, perché devo andare a fare la spesa. In realtà sono già sveglia dalle 6 e un quarto, però esco ora perché tanto devo andare prima in banca e la banca ha aperto adesso, quindi devo andare lì, poi vado a fare la spesa, poi torno a casa. Al sistema, insomma, un po' di cose. A questo riguardo vi volevo chiedere una cosa. Se vi può piacere l'idea del video ask e del video dove vi parlo della mia gravidanza. Quindi, siccome ho fatto una... mi fa male il braccio, diciamo. Comunque, su Instagram ho fatto un altro profilo perché così lo uso solo per YouTube. Quindi venite poi a seguirmi anche lì, tanto vi lascio il link della pagina giù nell'info box, così potete seguirmi anche lì. E come al solito, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like. E niente, adesso vado, così poi su Instagram vi lascio il sondaggio, diciamo, c'è la finestrella dove potete lasciarmi tutte le domande che volete a questo riguardo almeno. E fatemi sapere anche se vi può piacere l'idea del video svuoto la spesa. Però aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Ci vediamo dopo. Mi sono scordata di dirvi che mi vedete truccata rispetto agli altri video, ma in realtà questo non sarebbe stato il trucco che avrei voluto fare, perché l'avrei voluto fare un pochino più elaborato, però siccome no, mi sono alzata tardino di quello che mi ero programmata, quindi ho messo solo correttore, matita, mascara e così è festa finita, cioè nel senso, tanto devo solo andare a fare la spesa, sì, però avrei voluto, vabbè. Pazienza, ormai è andata così, per la prossima volta mi organizzerò meglio. Ok, allora sono tornata a casa, ho già sistemato un po' la casa, già passato il Dyson, ho messo la roba fuori per prendere un po' d'aria, ho rifatto il letto, insomma, le cose che dovevo fare stamane. E adesso tocca. Nel frattempo lì c'è il nostro lavoro. Comunque, nel frattempo ora devo rimettere a posto tutta la spesa, che in realtà è solo... Nel frattempo mi arriva un messaggio del mio ragazzo, scusate, ma ho l'allergia del polline, quindi mi sgocciola un po' il naso, però vabbè. Scusate. In realtà questa è solo una parte della spesa, perché appunto dovevo andare anche alla Coop, solo però che c'è stata troppa gente, c'era troppa coda. Quindi, essendo incinta, poi sì, è vero, magari avevo la priorità, però essendo incinta, stare lì in piedi tutta quella coda, no. Allora ho mandato la lista alla mia mamma, che lavora alla Coop, e oggi mi prende la roba, poi domani, quando il mio ragazzo uscirà dal lavoro, la passa a prendere. E niente, adesso rimetto a posto e poi non lo so se... perché volevo anche andare a aspirare la macchina, quindi boh, o se no lo faccio pomeriggio, boh, adesso guardo. Nel frattempo volevo farvi vedere, mi fa morire come si è messo il bambino, cioè il bambino, il cane, insomma, per bambino intendo il cane intanto, perché quell'altro deve ancora nascere. Ok, guardate, perché ovviamente qua c'è, in teoria ci sarebbe la sua cuccia, che adesso però è in terrazza, e lui si è messo lì. Vabbè, comunque, perché ovviamente gliel'ho tolta per adesso, ora comunque gliela rimetto. Adesso metto a posto la spesa. Oi, oi. E un'altra cosa, un consiglio. Allora, ora vedete la tovaglia, ma ora vi spiego perché. Allora, in realtà io non riesco a vedere, come vedete qui ci sono le macchie,
Non riesco più a farle venire via. Non so come fare, nonostante io comunque le lavi, le metto a lavatrice, ci metto anche l'ace gentile sopra, prima di metterle in lavatrice ci metto l'ace e poi le metto in lavatrice. Però non mi vengono lo stesso pulite. Quindi secondo voi come potrei fare? Perché non solo per le tovaglie, ma anche per gli asciughini, è la stessa cosa. Non ho capito il perché. Allora, ho appena fatto delle storie su Instagram nel secondo profilo e non mi si è scaricato, anzi, è il 99%. Quindi non capisco come mai abbia fatto in questa maniera. Comunque adesso viene frattempo parecchio e poi inizierò a preparare da mangiare, no, perché è presto. Però non so cosa mangeremo per pranzo oggi. Non ne ho la più pallida idea. Qualcosa comunque mi viene. Nel frattempo il cucciolino. Ciao amore. Sì, sei bravo. No, guardate come fa quando gli dico bravo. Zach, bravo sei. Bravo. Sì, bravissimo. Bravo. Ecco. Bravo. Amore. Praticamente gira la testa ogni volta gli dico bravo comunque. Sì, ti sei messo a frescheggiare? Bravo amore. Si è messo a frescheggiare in terrazza. Comunque adesso andiamo in casa perché è un po' freddo. Su, andiamo, dai. Ah, che poi anche quando gli dico su, andiamo, dai, pensa che si vada fuori, ma in realtà no, siamo già stati, tanto dopo comunque lo riportiamo. Allora, sto riuscendo di nuovo e poi mi sono messa in terrazza a prendere un po' di sole e la macchina non l'ho aspirata. Sto riuscendo perché devo andare a prendere l'ultima cosa della spesa che gli ho fatto prendere a mia mamma, perché lei lavorando alla Coop me l'ha presa lei, perché stamattina, come vi ho detto, ero andata io, però c'era la fila così, la coda così, e allora ho detto mamma senti prendimela te e poi ti rendo i soldi. Quindi adesso devo andare fino al bancomat a prendere i soldi e poi andare a prendere la spesa, e poi dopo quando torno vi devo chiedere anche un'altra cosa, se vi può piacere un'idea, è un'idea per un video, però ve lo chiedo dopo perché ora devo andare, se no faccio tardi, lei arriva, io no. Sono appena tornata a casa e il video che vi dicevo prima sarebbe quello delle cose che credete di sapere su di me. Quindi fatemi sapere se come idea video vi può piacere o meno, così ve lo registro, insomma, tanto poi comunque vi lascerò il sondaggio nella storia su Instagram, comunque poi vedo come si. Ok, allora abbiamo già portato fuori il cane, io nel frattempo ho mandato un'altra, diciamo, un lavatrice tra virgolette, perché dovevo lavare la federa del puff dove dorme il cane. Mi sono già fatta la doccia, mi devo solo struccare, lavare i denti, fare la skin care e poi basta, poi niente, mi metto un po' il PC e poi vado a letto. E niente, io vi mando un enorme bacione, grande grande, e mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like, un bel pollice in su, seguitemi anche sui social, trovate e giù nell'info box tutto, insomma, tutti i link, e vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video.